Eccoci qua, oggi comodo da una bella sedia in ufficio, vi commento questo bel giro di pista con dietro, anzi, io sono dietro a Loris Cabrossi, quello davanti inquadrato, esci dai box, qui praticamente è un warm up perché le gomme sono un po' tiepide, non proprio fredde. La prima curva destra, Loris ha le gomme davanti e dietro nuove, dunque si fa un po' pianino, sempre seconda marcia, ecco. Qui mi sono avvicinato molto, ma lui ha rallentato un pelino in questa S, sempre seconda marcia, si cambia direzione destra, qui è un po' sconnesso, si accelera forte, si fa seconda, terza, pieni, per arrivare a questa staccata, una S forse una delle più lente del tracciato, sempre seconda marcia, ci sono un po' di bumping nel cambio direzione, si sta vicino al cordolo così, poi si accelera 100% di farfalla, seconda, terza, si stacca sul cordolo, e si entra nella Casanova Savelli, una curva mitica, destra, sinistra, in terza marcia, verso 150-160, si esce e si va nella prima arrabbiata, che è la mitica arrabbiata 1, che si fa piegato, sdraiati a destra, si accelera fino al cordolo, e poi si incrocia la seconda traiettoria, la arrabbiata 2, dove si esce terza piena, si scala forte in discesa, questa curva è a destra, leggermente contropendenza, destra, sinistra e via verso il cordolo, seconda, full gas, cordolo, terza, si stacca vicino ai 100 metri, vedete qui, ecco, qui ondeggia un po' il posteriore, poi si cerca pian piano di tornare al cordolo, così pian piano finché si addrizza la moto un po' sul cordolo, spalanchi il gas, seconda, terza, gli ondetti, la destra è in terza piena, si ondeggia un po' sul posteriore, quarta, si scala, ecco, qui mi fa passare Loris perché eravamo d'accordo, curva della Bucina, è l'ultima curva che mette sul rettilineo, seconda e terza marcia, si spalanca full gas, dosso, quinta e si appoggia alla sesta e si sfiorano i 300 km/h e bye bye Mugello.